Buongiorno e ben ritrovati. Oggi sarò io a farvi compagnia in questo allenamento tiramisù, quindi un allenamento a basso impatto, ma che avrà delle alternative, sia per alcuni facilitandoli, sia per altri per alzare leggermente l'asticella. Come al solito utilizzeremo il nostro metodo delle 3F, inizieremo con il fiato, quindi degli esercizi per attivare l'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Poi affronteremo la forza e si concluderà l'allenamento con la flessibilità. Oggi gli attrezzi a disposizione sono veramente semplici, basta avere la nostra bottiglietta d'acqua più aiuto per idratarsi prima, durante e dopo, un asciugamano, un tappetino e una sedia, quindi sedia, divano. Poi nel mentre vi darò delle alternative, anzi vi invito durante la diretta a segnalarci se alcuni esercizi possono risultare di difficile esecuzione, cercheremo di darvi le alternative per voi. Cosa dire? Se non che ringraziarvi sempre del vostro supporto, della vostra presenza e che ci dà veramente l'energia e l'entusiasmo di proseguire con questa bella iniziativa. Vi ringrazio ancora dei vostri feedback, delle vostre foto che testimoniano il vostro allenamento, la vostra gioia nel volersi allenare insieme a noi, e vi invito sempre a coinvolgere quante più persone possibili con questa sfida giù dal divano. Io direi, se mi rivolgo Sì, alla volevo solo fare, diretta, se vogliamo. spegni e accendi il microfono che... Certo. E riacceso. Dovrebbe andare. Sì, possiamo andare. Ok. Se siete già ben connessi, io direi di poter partire, illustrandovi un attimo il fiato, come verrà strutturato in questa fase. Ci saranno quattro esercizi diversi, alternati, dureranno sempre 45 secondi di lavoro, 15 secondi di pausa, perché ci permettono di recuperare e poi di eseguire l'esercizio successivo. Ok? Se siamo pronti, io direi di iniziare. Il primo esercizio che ho scelto per voi oggi per iniziare è la marcia sul gradino. Ok? Inizieremo, sono in tutto 4 minuti e proveremo a dare un bel ritmo partendo in maniera graduale e progressiva. Il mio cronometro è già in postazione. 3, 2, 1, si parte, ok? C'è un'alternanza della salita, ok? Questo esercizio durerà 45 secondi, iniziamo con un ritmo controllato e poi verso la fine proveremo ad accelerare, ok? Cosa vi do come riferimento? Cercare di tenere lo sguardo sempre bello in avanti, busto, posizione eretta, con gli addominali che in allerta garantiscono un po' questa postura corretta, ok? Ora mancano gli ultimi 10 secondi, proveremo ad aumentare un po' la velocità, ok? Questa alternanza destra-sinistra ci sveglia anche proprio la Anche mente, la pare. mente, vero, di coordinazione, 3, 2, 1, ok. Ci prendiamo il tempo necessario per recuperare e si procede con la corsa calciata all'indietro. Sempre 45 secondi, 3, 2, 1, via. Ok? E qui il movimento controllato, l'appoggio bene sull'avampiede, morbido. Le mani a protezione dei glutei, non vorrei che fossero danneggiati. Sapete che la parte più bella del nostro corpo, quella che protegge la schiena e quella che nella vita ci vuole un po', ok? Quindi cerchiamo di preservarla. Allora, scherzi a parte, cerco di prendere forza leggera per alleggerire anche i pensieri. Ora, gli ultimi 10 secondi, acceleriamo ancora di più, forza, aumentiamo, aumentiamo. 3, 2, 1, ok. Ci prendiamo gli altri 15 secondi di recupero perché la corsa questa volta era uno skip bello alto, ma anche questo durerà 45 secondi.
Mancano 5, 4, 3, 2, 1, via. Le mani che sono a livello del bacino rappresentano il fine corsa della coscia. Proviamo a raggiungerlo di volta. Bene l'allineamento spalla anca per tenere il busto bello allineato sulla su questa linea verticale. Stiamo già a 20 secondi. Vietato a passare le mani, Vietato a passare le mani. Respirazione, ok. Ora si inizia ad accelerare, gli ultimi 15. Forza, ok. Belli sguardi, le ginocchia. L'appoggio morbido sulla mia piede. 3, 2, 1, andata. 15 secondi. E ora vi propongo l'ultimo esercizio. Questa volta durerà 30 secondi destra, 30 secondi a sinistra. E la corsa del pilates. Quindi con una gamba in appoggio, bisogna fare un salto in avanti, uno indietro, destra e sinistra. Per semplificare, skip, skip, ok? Quindi per chi vuole semplificare, uno skip passo veloce più arresto sul piede. 3, 2, 1, via 30 secondi. Interessante questo tirata. Questo aiuta veramente a prendere confidenza con la caviglia. Prepara il ginocchio a tutti i cambi di direzione, soprattutto con gli sport tipo calcetto, tennis, che è ancora 10 secondi. Quasi più funzionale tutte quelle tavolette. Su funzionale possiamo aprire una parentesi. Cambio. L'altra, 30 secondi. Funzionale nasce dai fisioterapisti che dovevano recuperare la funzionalità di un'articolazione. Quindi è qui che un po' stato stravolto il concetto dove la forma svolge una funzione. Quindi le nostre gruppi muscolari, sono le nostre ossa, sono state progettate, hanno una forma per svolgere una funzione. 3, 2, 1, andata. Però molto spesso le posture errate, quindi la funzione che svolgiamo, ribaltano questa legge naturale e condizionano la forma. Quindi se le nostre vertebre sono progettate per ruotare, ma una postura sempre scorretta, questa funzione cambia la forma delle vertebre. Quindi questo è il bello funzionale. Poi da lì magari approfondiremo. Ora, primo esercizio che vi propongo è per le braccia, per i tricipiti, soprattutto per le donne che hanno come muscolo target, glutei, gambe e tricipiti, perché non voglio vedere le tendine. Proveremo a partire subito di là. Un goccio d'acqua e via le tendine. Li facciamo entrare bene anche il sole questa mattina, che bella questa. In realtà, se fatto bene questo esercizio, quindi ci serve l'ausilio di una sedia o del divano, aiuterà anche bene a stabilizzare le spalle. Faccio vedere la posizione di partenza, che è questa, ok? Si va giù in massima profondità, ok? E si riporta in posizione di massima distensione del braccio. Punti di riferimento, piedi, versione un po' più a basso impatto, pari all'ampiezza del bacino, le mani sotto la verticale delle spalle e cercare di tenere il più possibile allineata anche spalla anca. Sguardo in avanti. Via 45 secondi, provate a controllare bene la discesa, quindi la fase eccentrica, e concentratevi sulla spinta. Qui un'immagine che può aumentare proprio la vostra sensibilità e quindi il percepito. Provate a pensare non tanto a tirarvi su, ma a mandare giù la sedia, ok? Quindi nel mandare giù la sedia, contemporaneamente incastrate le scapole dentro le tasche, infilatele dentro, così proteggerete anche le spalle, ok? Mancano pochi secondi, solo 5 da questo momento. 3, 2, 1, ok.
Se fatto bene e lento, secondo me riuscirete bene ad apprezzare questo lavoro sulla loggia posteriore delle braccia. Il secondo esercizio può essere, faccio vedere le tre alternative, poi vi scegliete quella che vi mette più a vostro agio e poi al secondo e terzo giro andremo spediti. Allora, la prima può essere questa, isometrica, già l'abbiamo vista, tenere la posizione così per 30 secondi a destra, 30 secondi a sinistra. La seconda è cercare di fare un contropiegata e ritornare in equilibrio, ok? Terza e ultima, quello che ho scelto per voi è una contropiegata più rotazione. Possiamo farla con la shiva, quindi contropiegata, rotazione e riprendo su, ok? Contropiegata, rotazione e addominali compatti. In tutti e tre gli esercizi i punti di riferimento quali sono? Cercare il più possibile di contenere il ginocchio sull'ampiezza del piede, concedendo un po' di traslazione della tibia. Quindi la tibia può concedersi un po' di traslazione in avanti. Importante tenere allineato l'anca alla spalla e braccia sempre tese per l'ultima versione. Siamo pronti? Un minuto durerà, quindi destra 30, sinistra 30. Siamo pronti? Si parte. Qui un ruolo importante sono gli addominali. 3, 2, 1, via. Per darti la carica, un saluto da Londra, da Vincenzo, da un altro bellese. Oh, saluto agli occhi della tigre, lui sa già. Gli occhi della tigre, prima di ogni partita, si guardava negli occhi perché non si doveva perdere assolutamente. Li conosciamo quegli occhi, eh. Ancora 10 secondi, movimento controllato, è un fratello carissimo, ok? Se la libera in fase. L'ultimo, ok, cambio, quello di qua, pronti, 30 secondi, contropiegata, una bella rotazione. Qui vi chiedo veramente di tenere le braccia sempre tese, lo sguardo in mezzo all'asciugamano per, diciamo così, eseguire una rotazione senza vizi. Ok, gli addominali, sembra banale, ma bisogna tenere la concentrazione. Immaginate proprio di strappare l'asciugamano sempre. 3, 2, 1. Ok. Il prossimo esercizio che vi propongo è... Questo possiamo anche togliere. Per gli obliqui interni ed è un mi serve un piccolo tappetito fatto un po' a rialzo e l'impostazione è quasi quella che conoscete, no? Guarda, questa posizione vi chiedo di sollevare tutte e due le gambe, ok? E tenerle così per 30 secondi, oggi lo facciamo isometrico, riuscirete a percepire una bella attivazione sull'obliquo interno. Ok, punti di riferimento sempre i soliti, gomito che è posizionato sulla verticale della spalla per proteggerla e il gomito è allineato alle altre articolazioni principali, l'anca fin giù alla caviglia, ok? Sguardo in avanti, è importante qui contenere lo shiftaggio del torace. 3, 2, 1, via. Quindi provare a allontanare il più possibile questa spalla dall'orecchio e tenere per quello che riuscite, sollevate bene 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 le gambe. Inizierete a sentire una bella contrazione qui, quasi un crampo, quasi un pitbull che vi inizio qua. Sembra banale, ma non è insomma. Ok, io vi invito a provarlo e mentalmente avvicinare questi due punti, le costole alla cresta iliaca. 3, 2, 1, cambio lato. Ok, ovviamente lo si può fare anche dinamico. Oggi iniziamo con quello isometrico. Quindi gomito sotto la spalla, bloccata. 3, 2, 1, via. Quindi potete tenere le punte in estensione, favorite anche l'attivazione del quadricipite. Mentalmente focalizzate proprio l'attenzione qui, sull'obliquo.
ok? Sentirete anche la parte posteriore della schiena, ok? Così ad attivare anche il lumbare. Sempre più su. Della schiena, sì. Quindi se tendo ad andare giù, spalla, pam. Qui deve essere un punto fermo, 3, 2, 1, concluso, perfetto. Ultimo esercizio del circuito, è un ponte gluteo bicentrico, che vuol dire che cercheremo di fare la fase centrica solo con un piede. Ora ve lo mostro, posizione di partenza è questa, entrambi i piedi sulla sedia o sul divano, si va in ponte, poi si lascia e si controlla la discesa. Si va in ponte, cambio testimone e si va giù, ok? Il tutto per 15, per 45 secondi. Punti di riferimento qui, l'ampiezza dei piedi partendo dal basso, pari all'allineamento delle anche, cercare di fare un angolo di 90 gradi qui, braccia tese lungo il corpo e testa in appoggio. 3, 2, 1, si parte con i 45 secondi, un bel ponte e poi si controlla la discesa. La intensità media, se l'ha detto questa tre amiciò, in effetti non è uno scherzo, no? Ok, mi raccomando, la sensazione di spinta con i talloni come se dovesse andare la sedia, deve essere andare dentro il pavimento, ok? Siamo al giro di boa, siamo al giro passare. Di boa, gamba bella tesa, si poggia dolcemente il sacro e si cambia. Dolcemente il sacro. Ultimi 10 secondi. Ok. Ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Portato al termine il circuito. Ok? Ti concedo un bicchiere d'acqua, così lavorando con idratati risulterà più facile non incorrere in crampi, ok? Adesso secondo me questo secondo e terzo giro inizieranno a cantare. Ora questo secondo e terzo giro cercheremo di essere un po' più rapidi nei passaggi degli esercizi, ok? Si inizieranno con dips sulla. Ora per chi vuole aumentare l'intensità può tenere le gambe distese. Vi direi di posizionarsi, pronti, 3, 2, 1, e qui 45 secondi non sono pochi, quindi le immagini più belle che possono tornarvi utili ad amplificare proprio l'intensità dell'esercizio e proprio essere puntuali sul muscolo target è quella di prendere la sedia e mandarla giù, ok? Unita a voler allontanare le spalle dalle orecchie. Provate a stare anche un secondo qui, massima distensione, ok? Gomiti abbastanza stretti, sguardo in avanti, cercando di tenere bene la verticalità. Mancano 10 secondi, fate una piccola sosta su, proprio per assaporare bene la contrazione, sì, quasi che si dividono i muscoli. L'ultima, 3, 2, 1, completato, perfetto. Ci serve l'asciugamano per le contropiegate, più rotazioni. Io direi di partire subito per dare un minimo di ritmo. 3, 2, 1, quindi una bella rotazione. Solange chiedeva se prima nell'esercizio del ponte erano attivati anche gli adduttori oltre che i glutei. Una componente degli adduttori sicuramente viene attivata. Non è l'esercizio che in maniera analitica lo coinvolge in maniera particolare, però sicuramente c'è un coinvolgimento. Okay. Tutti gli esercizi dovrebbero essere, diciamo così, coinvolti un po' tutti i muscoli. Facciamo l'ultima, 3, 2, 1, si cambia il giro di qua, così mi permetto una maggior. Ora devo rimanere concentrato. 3, 2, 1, una bella contropiegata, rotazione. Anche qui 30 secondi, la fase di risalita, immaginate di mandare giù il pavimento, ok? Provate a mandare giù il pavimento. Alberto poi parla dell'immagine associata agli esercizi, tanto complimenti per il bel nome,
E poi, se devo dire la verità, è la stessa cosa che penso anch'io. Se riesco a mettere in pratica le immagini che ci racconta Vito, veramente si amplifica la percezione di ogni singolo esercizio. Okay. Come alzare il volume a manetta. 3, 2, 1, completato. Ok. Ritorniamo bene sul side bridge, verso, in questa posizione. Proviamo a farlo per 30 secondi dinamico, quindi fissate bene il gomito, la spalla lontana dall'orecchio, quasi come se il gomito volesse spostare anche il palmento verso l'anca. Pronti? Via! E qui movimento piccolo ma bello intenso, ok? Io questo esercizio dico quando il poco ti dà tanto, un po' una metafora della vita, ma cerchiamo la semplicità del poco che può darci veramente tanto. Quindi una bella sensazione di attivazione. Gambe ben distese, mancano gli ultimi 10 secondi, sfiorare il pavimento e unire questi due punti, ok? Tenere bene lontane le spalle, 3, 2, 1, ok. Mi raccomando, anch'io ho sforzato un po' l'esercizio, subito me ne sono accorto, ma se riesco a tenere spalla lontana, il movimento, l'ampiezza si riduce un bel po', ok? 3, 2, 1, via. Quindi, più che sulla quantità di gradi di elevazione, concentratevi sulla qualità. Il poco che ci dà tanto. Eh sì. Ormai abbiamo imparato a segnarcela, è un'altra da sentire il primo passo che ci aiuta ad essere. Questa è la notata, eh? Sto riempendo un libretto, libretto diretto, eh? Benissimo. Ok, mancano pochi secondi. Allontanate la spalla, bloccatela e sentite proprio bene attivare. 3, 2, 1, ok. Quasi che devono contrapporsi, no? Il più e il meno. Più le gambe vanno su, più il gomito deve spingere giù. Ok, ponte gluteo eccentrico, così completiamo il circuito. Lascio di mano. Voilà. Ora, se volete, possiamo fare 30 secondi solo con una gamba, 30 secondi solo con l'altra, o procedere come la prima versione. Io mi scelgo questa, ok? Quindi riuscirò a fare 30 secondi con la gamba sinistra, 30 secondi con la destra. 3, 2, 1, partenza, via. Cerchiamo di tenere uno stop, anche la parte di massima elevazione, immaginando di far proprio andare giù la sedia e con il cavo attaccato al tallone andare verso il soffitto, ok? Mancano poco meno di 10 secondi, tenete bene su, iniziano a friggere, 3, 2, 1 e cambio. Tallone e cavo. Quindi la sedia deve andare dentro il pavimento e qui c'è un cavo che ci porta su, 3, 2, 1, pronti per i 30 secondi, pausa nella massima contrazione e gestite bene la fase eccentrica, massima contrazione, pausa e giù, mantenete bene l'immagine di mandare giù la sedia, eh? Ok, siamo al giro di boa, cerchiamo di tenere la gamba bella in verticale. Siamo a 3, 2, 1, controlliamo la discesa. Benissimo. Terzo giro, ancora un sorso d'acqua, concesso. Ok. Voilà. E riprendiamo con i tricipiti. Ok. Pronti? Scelgo sempre la versione un po' più intensa, quindi gambe distese, in assetto, 3, 2, 1 e via giù. Ok, nella fase di risalita aprite bene il petto, come se lo sterno volesse lievitare verso l'alto, favorendo l'adduzione delle scapole, quindi andando a fare anche un'azione di postura per le scapole e le spalle. Ok, mi raccomando l'immagine
più bella è quella di far entrare le tasche, le scapole dentro le tasche dei pantaloni, è associata a mandare giù la sedia. Pausa nella fase di massima estensione, e qui nella fase di massima estensione immagina di voler toccare con le mani il pavimento. Ok, pochi secondi, 3, 2, 1, è completato. Benissimo, via con la contropiegata più rotazione, si parte, appoggio monopolarico, 3, 2, 1, e attiviamo bene gli addominali nella fase di salita, sono loro che garantiscono l'equilibrio dinamico, ok? Immaginando sempre di strappare l'asciugamano, c'è un lavoro di propriocezione anche per la caviglia, man mano questo esercizio si può anche rendere ancora più completo con una superficie instabile sul piede in appoggio. 3, 2, 1 e si cambia. Pronti? Bene, prendete un punto fisso, può aiutarvi nell'equilibrio. 3, 2, 1, ok, controfiegata, più rotazione, lo sguardo sempre in mezzo all'asciugamano e braccia tese in modo da favorire una rotazione completa, ok? Molto bene. Ovviamente la rotazione ti porta in equilibrio, quindi gli addominali hanno per forza, e più lo si fa lento, più si sfrutta meno la dinamicità del gesto. 3, 2, 1, andiamo. Ok. Ora proviamo a combinare le due modalità. Inizieremo con quello isometrico per poi concludere con quello dinamico, ok? Quindi 15 secondi, 15 secondi da un lato, 15 secondi dall'altro, ok? Quindi prima in isometria, 3, 2, 1, via. Quindi più cerco di portare su con un cavo le caviglie verso l'altro, più mando giù il pavimento col gomito, ok? Provate a sentire bene questi fasci, sono belli compatti, daranno anche stabilità per la schiena. E ora via in dinamica, altri 15 secondi. Più va su, più deve spingere giù il gomito, ok? Quindi movimento piccolo, poco, ma che dovrebbe darmi una bella percezione. 3, 2, 1, ok. Si cambia. Nessun commento su questi esercizi, no, hanno bisogno di... Mi sono permesso per non disturbarti, chiedevano sul quello prima, la contropiegata isometrica, per dare uno stimolo in più all'equilibrio. Ok, ho detto magari più di... Ora glielo faccio vedere. Sì. Okay. Partenza con isometria. Ok. Benissimo, 15 secondi, è più i piedi vanno su, più la spalla si allontana dall'orecchio e manda giù il pavimento. Via con la fase dinamica, quindi contrastiamo l'elevazione delle gambe col gomito che manda giù il pavimento, tenendo bene la spalla in retroposizione. 3, 2, 1, andata. Quindi isometria, ritornando, basta stare fermi così e girare, ok? E si può fare anche fermo così. Io avevo detto di chiudere gli occhi per dare uno stimolo. Oppure anche chiudere gli occhi, ottima soluzione, sì sì. Ora abbiamo l'ultimo esercizio, se non sbaglio. Ci ha finito. Ponte glutei. Ok. E voilà. Scegliete voi la soluzione migliore. Singola. 3, 2, 1. Anche qui 30 secondi, vi invito proprio a sostare su in sospensione. Quindi proviamo ad assaporare la sospensione di questo esercizio, concentrandoci proprio mentalmente nel mandare giù la sedia, ok? Le scapole partecipano a questo esercizio, cercando di addursi il più possibile. 3, 2, 1, si cambia, benissimo. Se percepire una bella azione sui femorali, sui glutei, si parte, abbiamo detto, una bella sosta, la massima
elevazione associata alla voglia di mandare giù la sedia o il divano. Ok, ci siamo quasi, continuiamo con questo ritmo. E intanto abbiamo superato le 300 calorie. Tiramisù. 3, comunque, 2, una buona 1 e vai con l'ultimo. Ok, olè. Benissimo, direi che abbiamo concluso il circuito di forza, ci resta che fare la flessibilità. Oh. E la flessibilità, Alberto Giollo ieri vi ha fatto vedere la mobilità per le anche. Se siete bravi a seguirci, alla fine metteremo insieme come dei puzzle questi esercizi per fare una coreografia completa per le anche e per tutti gli arti inferiori, ok? Interessante. Quindi mi riaggancio all'esercizio che ha fatto Alberto ieri mattina, quello di andare in intra-extra dell'anca, intra-extra dell'anca, ok? Questa volta ci associamo questa alzata, quindi è 1, 2, 3 e un bel su, ok? Durerà 30 secondi, siamo pronti. Quindi posiziona le gambe in questo modo, ok? Braccia in avanti, schiena, base ognuno alla propria mobilità, più dritta possibile. Pronto e si parte. Giulia, Davide, vi siete collegati al momento giusto, questo lo vedo proprio buono per voi. Ok. Si va giù, non è banale. Okay. Sono certo che vi darà anche delle belle sensazioni di... anche muscolari oltre che articolari. Ok? Quindi gestite bene la discesa, mancano pochi secondi. Ok? Faccio sempre. Sembra così banale, tre, semplice, fatto da te, Vito. 2, 1, morbido. Ok. Morbido. Perfetto. Ultimo. Vi propongo quest'altra versione per andare bene il tricipite, ma è un esercizio secondo me eccezionale per sbloccare anche la spalla, chi ha problemi alla spalla. Ritorna veramente molto utile, visto che oggi abbiamo fatto anche un bel po' di tricipiti. Ricercate uno stipite di una porta o un muro e provate a fare questo qua. Quindi provate a far scivolare il gomito verso il soffitto in alto, piedi in avanti e con l'altro braccio tirare verso il basso. Ora la curva del tratto lombare tende ad accentuarsi, quindi regressione del bacino, gluteo compatto e riuscite ad assaporare ancora di più, ok? Faremo destra e sinistra, 30 secondi, pronti? 3, 2, preparate bene, ce l'ho lì bene, il timer, quindi da questa posizione, come se fosse un cavolo, fate andare a scivolare verso l'alto, 3, 2, 1, scivola verso l'alto, qua si appoggiare tutto il braccio. Ok. E ora con l'altro cercare di portare, lascio la mano verso la caviglia. Collo libero. Accompagnare il movimento con una respirazione. Mantenere ossigenati i muscoli. Quindi abbiamo aggiunto lo stipite che ci aiuta proprio a percepire ancora meglio. 5. Pochi secondi, 3, 2. Uno, ok. Non so se questa inquadratura ha reso, faccio vedere anche quest'altra. Ok, può andare da me. Pronti? Anche qua, leggermente in avanti, proprio adesso lo scivolo e fa portare proprio per tutto il braccio, ok? Pronti? 3, 2, 1 e via. Allungare bene, 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 bene. Ridurre la cura si spiega ancora meglio. Ok, ridurre il più possibile l'iperlordosi, no? O manteniamo la curva fisiologica, se proviamo ad annullarla un po', sentiremo ancora maggiore allungamento. Quindi anche l'altro braccio tende a prendere l'asciugamano e trasferirlo verso la caviglia. 3, 2, 1, ok. Questo esercizio veramente ve lo consiglio per sbloccare la spalla, dorsale, tricipiti, un po' tutto, ok?
Ok? Bene, a me è volata, l'allenamento è veramente, mi aiuta proprio a essere più proattivo durante la giornata e quasi che mi organizza la mente a fare più cose. Io non posso che augurarvi un buon inizio di giornata a tutti e magari ricordarvi che oggi alle 18.30 ci sarà un allenamento ad alto impatto e lì secondo me emergerà ancora un po' più l'intensità. Grazie ancora per le vostre condivisioni, fatelo ancora e grazie, vi saluto, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.